Ciao, bentornati sul mio canale. Questo è l'ultimo video della serie dedicata al bancone. Vedremo come ho realizzato l'impianto elettrico, ovvero quello che si cela dietro a questi interruttori. Vedremo come ho realizzato la struttura che contiene gli utensili e il sistema di aspirazione. E per ultimo vedremo come ho realizzato la lampada che si piega e va a nascondersi sotto il banco. Senza troppe parole, vediamo come l'ho realizzati. Allora, per non saltare in continuazione avanti e indietro con la registrazione, andiamo cronologicamente, partendo dalla lampada. Quella finale è il risultato di 3 tentativi che mi hanno portato a sperimentare, fare cappellate e alla fine trarne soddisfazione. Quello che stiamo vedendo è il primo tentativo realizzato con uno scatolare saldato a un tubolare che scorre a sua volta in un altro tubolare e così via per rendere la struttura estensibile. Sul tubolare più esterno ho fissato poi delle cerniere che a loro volta saldate al telaio mi permettevano di far rientrare tutto il sistema e farlo scomparire a filo della struttura. Quello che mi ha portato a rinunciare a questa soluzione è stata la flessione che si andava a creare causata dal gioco tra un tubolare e l'altro, che portava la lampada a non rimanere dritta. Secondariamente, un'altra problematica era l'altezza insufficiente della lampada, che mi portava ad averla all'altezza del viso, molto fastidiosa e anche il rischio di andare a urtarla. La seconda versione, che diventerà poi la base per la terza e definitiva, è realizzata in maniera totalmente diversa. Infatti, utilizzando degli scatolari rettangolari, ho realizzato un braccio pieghevole, a sua volta fissato al telaio con una cerniera. Per realizzare il sistema di cerniere ho utilizzato dei dadi e dei bulloni che ho fissato agli scatolari previa preparazione delle sedi, in modo da creare il braccio articolato. Come per la realizzazione di tutto il banco, ho sempre utilizzato scarti e materiali di recupero, per cui sicuramente ci sarebbe stata una soluzione migliore, un profilato migliore o qualsiasi altra cosa, però mi sono adeguato e ho cercato di riutilizzare pezzettini che avevo in giro e così via. Ho saldato poi la cerniera con dei 70-18 degli elettrodi basici, in modo da evitare il rischio dell'inclusione della scoria. Infatti questi sono molto più difficili da innescare, però la scoria rimane sempre fuori dal bagno di saldatura. E poi questo è il risultato. Cosa mi ha portato quindi a modificare tutto nuovamente? Anche l'occhio vuole la sua parte. Quindi per arrivare alla versione definitiva ho tagliato le cerniere che avevo realizzato con i dadi e bulloni e ne ho ricreate delle nuove utilizzando della barra piena che ho forato col trapano a colonna, l'ho messa alternata saldata ai due profilati in modo da ricreare delle cerniere, queste molto più robuste, molto più stabili, con una silhouette molto più piacevole. Una volta trovata la quadratura ho proceduto con la predisposizione dei passaggi elettrici e l'infilaggio dei cavi.
un po' di antiruggine e qualche ritocco ai punti dove ho precedentemente rimosso le cerniere della prima versione della lampada. Ok, cavi collegati, la lampada è terminata. Ora passiamo al sistema di aspirazione. Per realizzare il contenitore raccogli segatura devo effettuare qualche misura e quindi ribalto il bancone sul fianco e col metro provvedo a fare i rilievi. La sagoma diagonale è stata fatta semplicemente per avere un po' di spazio in più nella parte anteriore del bancone. Ho provveduto al taglio del materiale secondo lo schema per realizzare l'intelaiatura del cassone. Sempre con materiale di recupero ho realizzato le pannellature esterne. Contenitore serve a bloccare la segatura che non riesce a risucchiare il sistema aspirante, evitando di imbrattarmi di segatura tutto il sottobanco, dove potrei appoggiare altri materiali e altri utensili. Ok, ora gli diamo un aspetto un po' più dignitoso. Ora vado a realizzare la base dove andrò ad inserire l'attacco dell'aspiratore, una volta per la fresa o un'altra volta per la circolare.
All'interno del cassone i collegamenti li faccio con un tubo flessibile, di modo che possa seguire i movimenti di salita e di discesa degli utensili. Per il collegamento del sistema aspirante agli utensili ho utilizzato i raccordi di aspirazione in corredo con gli utensili stessi. Se qualcuno volesse realizzare un sistema simile a questo, vi consiglio di controllare frequentemente il vano e verificare che non ci siano intoppi nel sistema aspirante che potrebbero creare problemi ai motori degli utensili. Quindi tenere pulito, eventuale eccesso di segatura e verificare che le feritoie dell'aspirazione dell'aria degli utensili non siano ostruite. Ora veniamo all'impianto elettrico. Qui ho realizzato un passaggio per far attraversare il cavo della lampada e arrivare alla scatoletta che posizionerò qui a sinistra. Da questa scatoletta parte l'alimentazione e arriva l'alimentazione, ovvero qui ci sarà la presa che alimenterà tutto il banco, la corrente andrà alla centrale di comando e poi tutto tornerà indietro per alimentare gli utensili e la lampada. I collegamenti li ho effettuati con degli interruttori di tipo industriale. Ogni interruttore che comanda l'elettroutensile ha l'interruzione della fase e il neutro e al centro il LED di stato. Le prese di servizio le ho collegate tutte insieme, per cui ho ponticellato la terra, la linea e il neutro. Per tenere ordine nel quadro mi sono affidato a delle guaine termorestringenti, semplici e comode da utilizzare. Ho quindi realizzato la linea che dagli interruttori va a prendere corrente dal funghetto di interruzione. Questo è invece il collegamento in uscita, che va ad alimentare gli utensili. Cercate di essere più puliti possibile nell'esecuzione, oltre a essere bello esteticamente da vedere e poi non lo vede nessuno, è molto utile invece nel caso commettiate degli errori, andare a risalire agli stessi o farsi aiutare da un amico mandandogli una foto. Ovviamente, se tutto è in ordine, si riesce meglio a capire le linee e i passaggi dove vanno a finire. Bene, ci siamo quasi. Infiliamo nella canalina,
colleghiamo la presa, le prese degli utensili e ci siamo. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a seguirmi, condividere la mia passione. Vi do appuntamento a mercoledì per un video dove sono andato a risolvere a mio modo un po' di problemi relativi alla troncatrice Parkside e poi ci vediamo ancora sabato prossimo. Ciao!